sente, lei ha parlato dell'importanza della memoria, un valore che un po' si tenta a dimenticare. Sì, addirittura rimuovere, insomma, che trovo sia molto pericoloso. Il memoriale dell'Italia, Auschwitz, è stato chiesto che venisse rimosso perché contiene le bandiere rosse, la storia della resistenza, la falce e il martello. Noi lo ospitiamo volentieri, noi vogliamo che questa memoria non si perda, la resistenza è stato un fatto che ha visto protagoniste più tendenze politiche, da questa la sinistra, oltre alla sinistra i cattolici democratici, i liberali. Questa complessità non va persa perché da questa complessità poi ha avuto origine la nostra Costituzione, che ha avuto come primo firmatario Umberto Terracini. E poi qui si ricorda in questo memoriale anche la sofferenza e il sacrificio, ad esempio, di migliaia e centinaia di migliaia a livello italiano, soldati che hanno salvato l'onore della patria rifiutandosi di andare sotto l'esercito nazista e per questo furono deportati e internati nei lager. L'altra resistenza di cui spesso si parla, di cui non si parla, di cui si parla troppo poco. E poi ancora i 2000, poco meno, deportati, operai che avevano aderito allo sciopero del 44, nel marzo del 44, deportati politici, ebrei, che partivano dalle diverse stazioni, in particolare qui da Firenze, dal binario 16, se ben ricordo. E poi ancora quella scia di sangue che percorre la Toscana, da Civitella della Chiana, a sud fino a Pontremoli, fino a Fivizzano, passando per le stragi come Sant'Anna di Stazzema, vittime innocenti, 4.000 persone. Insomma, è una memoria che non si può dimenticare. È la memoria da cui è nata la nostra libertà e la nostra democrazia. Se la dimentichiamo, io credo che rischiamo di mettere a rischio le nostre libertà e la nostra democrazia. Noi come Regione Toscana siamo molto impegnati, ogni anno finanziamo un treno di ragazzi formati nelle scuole, va a fare visita a Auschwitz, io stesso ho avuto modo di accompagnarli per ben due volte. Ogni anno, l'anno successivo, riusciamo a portare a Mandela Forum qualcosa come 8.000 ragazzi che celebrano lì insieme il giorno della memoria. Come è noto, se non vogliamo ripercorrere le tragedie del passato, che purtroppo sono ancora in altri paesi ben presenti, pensiamo a quello che succede in Medio Oriente e non solo lì, dobbiamo mantenere viva la nostra memoria, onorare il nostro passato, saperlo ricordare e coltivarlo anche, come avverrà presto nel 2018, in un luogo come questo a disposizione di tutti i cittadini della Toscana e di tutta l'Italia. È un fatto di cui andiamo orgogliosi.